parte sotto una leggera pioggia questa finale del Golden Pike 2014. I 60 finalisti sono già pronti per disputarsi il titolo di campione di questa edizione e soprattutto i primi tre premi in viaggio, tre fantastici soggiorni di pesca in Svezia offerti dal Tour Operator Pesca in Svezia. Sono qui in compagnia di Marco Di Giampietro, che è responsabile di pesca in Svezia, il quale ci anticiperà che cosa si aspetteranno questi ragazzi dai soggiorni che vinceranno. Dai Marco. Ciao Silvio, buongiorno e benvenuti a tutti a questa edizione della Golden Pike. Beh, cosa aspettarsi? Sicuramente divertimento, perché è una vacanza e quello non deve mancare assolutamente. E poi tanti pesci e tanta professionalità. Quest'anno abbiamo in serbo delle belle novità per i ragazzi che verranno presso il nostro lodge. Abbiamo selezionato dei nuovi bacini, abbiamo messo a punto un pochino la logistica, quindi barche, motori, ecoscandagli. Siamo pronti insomma con le armi giuste per affrontare questa nuova stagione, sperando che sia proficua e insomma l'insegna veramente dello stare bene, perché è una fondamentale. Tra l'altro saremo anche a tema, qui pescheranno i lucci e in Svezia pescheranno prevalentemente lucci. Prevalentemente lucci, assolutamente, il fulcro del nostro tour operator è appunto quello. Non mancheranno delle simpatiche parentesi, Silvio, con dei persici da cartolina e speriamo anche qualche bel perca che nella scorsa stagione ci è venuto a trovare con me. Buona soddisfazione. Ho visto qualche foto di qualche bel pesce in giro e anche qualche video abbastanza d'impatto, eh? Decisamente. Bene, dai. Aspettiamo di pubblicare i video, quelli non sulla pesca ma bravo, sì, sulle risate. Allora, mancano esattamente 20 minuti all'inizio. Come vi ho anticipato prima, i partecipanti sono simbolicamente agguerriti, la posta in gioco è veramente alta, ma soprattutto il prestigio di diventare il campione di questa edizione del Golden Pike. Andiamo a vedere tutti quanti assieme la partenza. In bocca al lupo. Rispetto all'altra volta era un po' meno come mangiate, però così adesso ho provato a galla, io un galleggiante, due lanci e l'ha mangiato subito a galla, poi adesso magari sta uscendo anche un po' di sole, anche vedervi prendere qualcosa di più. Situazione molto fredda, grigia, pochi pesci, speriamo nel sole. Sono lenti, ne ho preso uno che era grande come uno spinner. Inizia uno fino sotto 10-20 lanci e poi viene su. È dura, è veramente dura. Difficile, io niente, ho provato tutta la cassettina e niente per adesso, poi vedremo. Prossima tecnica, io le ho provate tutte. Vedremo, staremo a vedere cosa succede. Faremo del nostro meglio. Unito per la gloria. L'abbassamento della temperatura ha influito secondo me. I lucci stanno sentendo la temperatura veramente invernale oggi. Catture non male, ma non quell'altra volta. Però sai che col luccio non si sa mai.
all'ultimo momento può capitare uno strike che ti fa premiare la giornata. Comunque io ho preso uno 2,802 kg, se non ricordo male, non posso lamentarmi. Poi soprattutto sto battendo la mia morosa, che l'altra volta mi ha battuto, anche se gli auguro di prendere, non sono così cattivo.